Rossella Passero non ce l'ha fatta, la malattia di cui soffriva la giovane è considerata incurabile in Italia. Negli ultimi anni la 21enne l'aveva affrontata grazie all'utilizzo di un farmaco sperimentale prodotto da una multinazionale. A curarla per anni il personale medico dell'ospedale Monaldi, dove aveva anche ricevuto la visita dell'allora ministro della salute Girolamo Sirchia. La vicenda di Rossella fece scalpore alcuni anni fa, quando i genitori, per ottenere l'attenzione dei media e delle istituzioni, inscenarono uno sciopero della fame ed esposero degli striscioni davanti all'ospedale. In queste ore sono centinaia i messaggi in ricordo di Rossella postati sulle pagine dei social network, tra i tanti quello dell'amica Rita. Non ci si abitua mai, un messaggio e una notizia, l'immagine dell'ultimo incontro, la gioia nel leggere dei tuoi esami universitari e della tua vita. Eri piccola e ho avuto la fortuna di accompagnarti negli ultimi tempi, invece ti osservavo da lontano. Eri sempre lì, forte con la tua carrozzina flash, ed ogni volta sapevi perfettamente dove volevi metterti, cosa dovevi fare e cosa dovevi dire.